duramente quello che si diceva risponde a verità. La Proloco inspiegabilmente è stata multata, è stata sanzionata dal mio, ma ritengo anche dal punto di vista degli avvocati, ma di tutti voi, almeno di quelli con i quali io ho parlato, è stata multata secondo in maniera illegittima, perché noi riteniamo che è vero che, che loro hanno dato un input che qualsiasi cosa debba essere fatta, qualsiasi cosa debba essere, cerca essere l'autorizzazione, è vero, però nel caso di specie noi abbiamo fatto la regolare comunicazione per quanto riguarda il Natale nel suo insieme, ovviamente omettendo che stavamo per fare anche la casa, la cosiddetta casa di Babbo Natale, perché negli anni mai, e dico mai, la Proloco è stata, ha chiesto autorizzazione per fare delle manifestazioni e quant'altro, per fare qualche manufatto, come se vi ricordate, noi da molti anni, ma lo faceva prima che mi ha preceduto, lo faceva ancora più quelli che ci hanno preceduto, negli anni abbiamo fatto tante iniziative fuori qui nella sede sociale, abbiamo fatto l'albero di Natale, se vi ricordate, il cosiddetto albero spaziale, abbiamo fatto altre iniziative, per cui questa azione chiaramente ci porta veramente grande rammarico. Rammarico perché? Lo dicevo poco fa nell'intervista, perché quando si sanziona qualcosa è perché chi lo sanziona ritiene che ci sia stato un illecito. E siccome noi come Proloco negli anni, ma proprio salutariamente, noi siamo dell'illecito, quindi noi siamo rammaricati perché al di fuori dell'aspetto economico, che come avete visto è molto cospicuo, nel senso che 1200 più euro, una cosa incredibile, non riesco a capire come, comunque evidentemente c'è un problema tecnico. Vi dicevo, al di fuori dell'aspetto tecnico, perché la Proloco è viva e se è necessario ci mettiamo le mani in tasca e li tagliamo. Il problema è sul piano morale. Io quello che voglio evidenziare agli amici, alle persone che attualmente ci stanno governando, che c'è un errore di fondo. La Proloco non poteva essere sanzionata perché non ha fatto nessun illecito. Casomai poteva essere richiamata, poteva essere richiamato il suo presidente per dire: guardate che da oggi in poi noi intendiamo guardare la Proloco come una qualsiasi associazione del posto. Ma è una scelta loro, quindi potevamo anche poi discuterne. Però trattare la Proloco così come è stata trattata, cioè fare quell'iniziativa lo sapete tutti, è stata un'iniziativa non certamente a scopo di lucro. Noi non facciamo niente che abbia una finalità di lucro. Quell'iniziativa che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatto solo per dare in quel periodo a Bagnara un momento veramente di diversità rispetto al momento buio che Bagnara sta attraversando. Io che ci siamo riusciti, perché vi posso assicurare, sia io sia gli amici del Consiglio, ma tutti coloro che praticano la Proloco, guardando i cittadini che in quel momento erano in tempo di divertirsi, e guardando soprattutto i visi dei bambini, siamo rimasti veramente incantati dalla loro dolcezza, dal loro modo di divertirsi, dal loro modo di affacciarsi e credere fortissimamente che lì in effetti quella sera c'era Babbo Natale. Quindi questo per noi è un momento veramente di grande gioia, però con tutta onestà questa gioia che si era perpetrata per alcuni giorni, fino al giorno 18 gennaio a mezzogiorno, quando qui è entrato il messo comunale e ci ha notificato un documento che, credetemi, faceva già freddo, però ci ha fatto rimanere totalmente di ghiaccio, cioè un provvedimento senza nessuna contestazione prima, anzi addirittura... Attenzione. Sì.
anzi addirittura abbiamo visto avvicinarsi qualche vigile urbano, più di qualche vigile urbana, perché la manifestazione ha interessato tutta la città. Quindi queste cose hanno creato, credete, un forte rammarico. Quindi io ovviamente mi sono fatto sentire dalla direttiva commissariale, la quale direttiva commissariale dice sì, ma fate un'istanza e probabilmente valuteremo per togliere questa sanzione. Ovviamente trascorso quasi 30 giorni dall'istanza che abbiamo fatto, non ci hanno dato nemmeno la possibilità di capire che cosa stanno per eventualmente decidere, e allora ci siamo rivolti agli amici, e qui vi permettetemi di dire proprio agli amici vicini a noi, il buon avvocato Macri e il buon avvocato Dominici, i quali si sono messi subito a studiare quello che c'era da studiare e hanno avviato, adesso però la decoreranno loro, la cosiddetta pratica di richiesta di annullamento per le vie diciamo previste dalla normativa. Quindi io a questo punto vi ringrazio veramente della vostra presenza, ripeto, ringrazio le testate giornaliste che ci sono qua e speriamo che comunque abbiamo i risultati, soprattutto, ripeto, per la soddisfazione di dire che la Provoco non fa cose illecite. Questo è quanto io in maniera particolare ci tengo. Grazie e vi chiedo scusa se vi ho come dire, prolungato il mio intervento. Grazie. Sì, buongiorno. Sì, io inizierei diciamo così questo mio intervento proprio partendo dalla disposizione dello statuto che descrive l'attività della Proloco. Questo mi servirà nel mio percorso argomentativo poi per esplicitare quelli che sono stati i motivi del ricorso. Allora, lo statuto della Proloco recita così: la Proloco di Bagnara Calabria è un'associazione di volontariato di natura privatistica, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica. La stessa ha per scopo il prevalente soddisfacimento degli interessi turistici, culturali e sociali della collettività locale, da realizzare in armonia con l'attività svolta dai vari organismi che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Detto questo, diciamo che nel promuovere e nell'organizzare le proprie manifestazioni, l'associazione turistica Proloco ha sempre trovato la collaborazione del comune di Bagnara Calabra, nel passato e anche di recente. E questo proprio perché è sempre stata vista forse come una delle poche associazioni riconosciute dallo statuto comunale. Nel promuovimento di queste organizzazioni, alcune volte adesso, da quando si è insediata la commissione straordinaria, in alcune occasioni la Proloco ha richiesto la prescritta autorizzazione, ma in passato ha sempre organizzato le proprie manifestazioni senza richiedere autorizzazione alcuna, proprio perché, proprio in virtù di questa stretta e sinergia, collaborazione che nasceva proprio da questo riconoscimento che l'ente comunale dà alla Proloco di associazione che promuoveva rilevanti interessi e manifestazioni di rilevanti interessi turistici e sociali. Ma non solo questo, perché trattamento, chiamiamolo così tra virgolette, particolare che veniva riconosciuto alle organizzazioni, alle manifestazioni organizzate dalla Proloco, è previsto, trova una previsione normativa nel regolamento COSAP del comune di Bagnara Calabra, all'articolo 26,1 lettera R, si legge espressamente che sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa autorizzazione le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni di rilevanti interessi cittadino organizzate nell'ambito delle attività istituzionali e delle funzioni del comune da soggetti pubblici e privati individuati con deliberazione della giunta comunale.
Cioè questa normativa dice due cose molto importanti. Una cosa è che le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni di rilevanti interessi cittadino sono escluse dall'applicazione della COSI. Un'altra cosa molto importante è che i soggetti pubblici e privati che sono legittimati dal comune, sono riconosciuti dal comune come legittimati a svolgere queste manifestazioni, sono esonerate anche dalla prevista autorizzazione, quindi possono svolgere senza inoltrare un'apposita autorizzazione. Quindi questo è un dato inoltre. Tra l'altro, questa normativa è stata richiamata dalla stessa triade commissariale nelle deliberazioni della commissione straordinaria, sia precedenti che successive alla manifestazione della casa di Babbo Natale che è stata sanzionata, con le quali il commissario, su autorizzazione su istanza fatta dalla Proloco, concedevano gratuitamente l'occupazione dello spazio qui della piazza per svolgere sia il mercatino di Natale che poi la manifestazione del carnevale. Cioè in questa delibera si dice: sì, abbiamo letto l'istanza, noi concediamo questa istanza perché tu, Proloco, rientri tra quei soggetti di cui all'articolo 26, per cui ti concediamo il patrocinio, ti diamo gratuitamente lo spazio ti concediamo di poter occupare spazio pubblico proprio perché ti riconosciamo come uno dei soggetti legittimati a svolgere queste manifestazioni e riconosciamo l'interesse, il rilevante interesse culturale e sociale di queste manifestazioni stesse. Quindi il primo punto che abbiamo noi evidenziato è questo: è un comportamento illegittimo perché viola un'espressa normativa del regolamento comunale che loro stessi hanno approvato. E il secondo punto è che comunque in ogni caso viola un principio fondamentale dell'attività amministrativa, che è il principio del legittimo affidamento. Cioè l'ordinamento riconosce, tutela quelle situazioni giuridiche che sono realizzate in conseguenza ad un comportamento della pubblica amministrazione che ha suscitato nel terzo privato un ragionevole affidamento in un determinato risultato. Cosa vuol dire? Cioè la Proloco, lo dicevo prima, nel passato, nell'organizzare le proprie manifestazioni, ha sempre avuto il benestare del comune di Bagnara Calabra, il quale non ha mai chiesto nessuna autorizzazione. Quindi legittimamente in capo all'associazione, in capo al presidente, ai suoi membri, si è generato un affidamento circa la legittimità del proprio operato. Perché se io mi comporto in un certo modo in un determinato tempo, è l'ente che deve sovrintendere alla legittimità del mio operare, non soltanto non mi ostacola, ma mi approva approva le mie iniziative, concedendomi il patrocinio, non chiedendomi l'autorizzazione, dandomi ogni anno delle sovvenzioni, così come il comune offre ogni anno. Quindi in me privato cittadino si ingenera il legittimo affidamento che il mio operato è legittimo. E questo principio, il principio dell'affidamento, è un principio riconosciuto nell'ambito del diritto comunitario, ma sicuramente anche nella giurisprudenza dei tribunali amministrativi e dei tribunali di merito. Per cui certamente questo comportamento della pubblica amministrazione, che nel passato si è sempre comportato in un determinato modo e che di colpo cambia totalmente, il proprio comportamento, è un comportamento contraddittorio che lo rende illegittimo. L'ultima cosa, e poi passo la parola al mio collega,
subito dopo, diciamo così, l'accertamento, il presidente qui della Proloco ha fatto le proprie, ha fatto delle memorie difensive e le ha inoltrate al comune. Questo l'ha fatto proprio perché nello stesso accertamento c'era scritto che entro 30 giorni potevano essere presentate delle memorie difensive, che l'amministrazione avrebbe esaminato nei successivi 15 giorni e laddove riteneva di accoglierle avrebbe annullato il provvedimento, altrimenti avrebbe confermato il provvedimento. Ora ecco, il presidente in osservanza di questa norma ha fatto le proprie memorie difensive, dal comune di Bagnara Calabro non è mai arrivata nessuna risposta. E non soltanto nell'arco dei 15 giorni previsti, ma anche successivamente, dopo che il presidente ha sollecitato una risposta. Quindi noi riteniamo che il comportamento del comune di Bagnara Calabra anche sotto questo aspetto sia censurabile, perché rientra nel diritto di ogni cittadino quello non di vedere accolte le proprie istanze, ma al fatto che alle proprie istanze si dia una risposta positiva o negativa. Il presidente della Proloco, proprio in virtù della storia decennale di fatta di manifestazioni, sempre di organizzazioni di eventi di rilevante interesse, ha chiesto spiegazioni, ha chiesto ma perché? Perché quello che è sempre valso fino a ieri adesso non vale più. Ecco, credo che questo silenzio abbia contribuito a rendere ancora più questa vicenda ancora più amara, ecco, dal punto di vista della cosa. E anche sotto questo punto di vista noi riteniamo che sia censurabile, perché proprio i principi del diritto amministrativo sono nel senso che il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione deve essere un rapporto improntato alla trasparenza, alla correttezza, alla verità, per cui l'amministrazione è tenuta a rispondere alle istanze del cittadino, a motivare il proprio comportamento, cosa che nella specie non è successo. Ora passo la parola al mio collega, l'avvocato Macri. Grazie avvocato, grazie. Buongiorno, io mi focalizzo tutto quanto sull'ultimo punto del ricorso, che forse è il più importante, che riguarda la mancata contestuale asserita violazione da parte dei vigili, del comando dei vigili urbani. Tenendo conto che il comando dei vigili urbani è qui vicino alla Proloco, anzi diciamo gli uffici sono nel piano superiore, potevano contestare subito nell'immediatezza del fatto la costruzione di questa struttura in legno amovibile, tra l'altro, che veniva rimossa ogni sera per evitare eventuali danni anche alla struttura, e di nuovo installata nei giorni, nelle mattine, per quelle poche ore, per dare uno svago ai bambini. Espressamente la legge 689 del 1981, l'articolo 14, prevede che i vigili urbani devono contestare immediatamente l'infrazione, che tra l'altro la contestuale infrazione, se veniva appunto contestata subito, avrebbe potuto far sì che il presidente chiedesse formalmente l'asserita autorizzazione alla triade commissariale e si sarebbe evitata la multa, la sanzione, tra l'altro sproporzionata, e ora spiegherò perché, è inflitta all'associazione turistica Proloco. Sanzione sproporzionata perché? Innanzitutto per quanto riguarda la metratura della struttura in legno, perché i vigili asseriscono che nel prendere e nel fare i rilievi scrivono che la struttura era circa di 4 metri
per tre. Una struttura che ad occhio, dalle fotografie e da quanto anche scritto nelle memorie difensive del Presidente, era di 2,50 m per 1,20 m. Quindi già solo per la metratura la sanzione doveva essere molto inferiore rispetto a quella combinata all'associazione turistica. In più, anche i giorni contestati dai vigili urbani sono diversi rispetto a quelli effettivamente in cui è stata installata la struttura in legno. Perché sono diversi? Perché i vigili urbani si sono basati sul manifesto dei mercatini di Natale che aveva pubblicizzato il Presidente, che poi dall'altro i mercatini di Natale non si sono tenuti, e contestano che la struttura era stata installata dal giorno 20 dicembre al giorno 31 dicembre. Invece non è vero, perché la struttura è stata installata dal 25 dicembre e rimossa il 31 dicembre. Quindi a maggior ragione si vede che l'accertamento dei vigili urbani quantomeno non sia stato tempestivo e molto approssimativo. Ed ecco perché, alla luce di questo, se si voleva fare una multa, una sanzione, doveva essere ben contraddittorio, che è stato negato più volte al Presidente, sia con gli scritti difensivi che con i numerosi solleciti, sia verbali che scritti, tutti agli atti, e che sarà sede di contraddittorio sicuramente davanti al giudice di pace di Reggio Calabria, semmai la commissione riterrà opportuno costituire. Noi concludiamo quindi con il rigetto totale del ricorso, e per mero ostruzionismo difensivo chiediamo la sospensione della sanzione per evitare un aggravio di una spesa inutile a carico di un'associazione turistica che non ha nessuno scopo di lucro. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda agli avvocati, altrimenti vi ringrazio veramente e grazie della vostra presenza, e speriamo comunque vi terranno informati. Questo non c'è dubbio, perché noi siamo i detentori della non solo delle cose della legalità, ma anche della democrazia. Quindi noi renderemo una democrazia partecipata. Quindi, come vedete, ci siete tutti voi. Nel momento in cui noi, ripeto, abbiamo delle notizie, sicuramente faremo gli stessi incontri per rendervi dotti. Grazie ancora della vostra presenza, e come diceva qualcuno che lo dice tuttora, buon appetito.